Ben ritrovati al notiziario di Cosmos TV. Queste le notizie che hanno interessato oggi, giovedì 16 giugno. Andiamo come sempre con la cronaca in primo piano. Grave incidente stradale a Vallo della Lucania, in località Pattano. Nella scorsa notte è deceduto un 27enne di Ascea, Pasquale D'Angiolillo. Coinvolti nello scontro anche altri due ragazzi che sono stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Vallo della Lucania. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'autista abbia perso il controllo del veicolo, una Renault Clio sulla quale viaggiavano, uscendo di strada e finendo contro un palo dell'energia elettrica. Un tragico incidente stradale è avvenuto questa notte sulla strada provinciale Salicuneta ed ha coinvolto tre ragazzi di Ascea. Il bilancio è drammatico: nel sinistro, infatti, ha perso la vita Pasquale D'Angiolillo, 27 anni. Gli altri due giovani, invece, Simone Maiuri e Marco Mascolo, sono stati condotti con estrema urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Uno è ricoverato in rianimazione, l'altro nel reparto di neurochirurgia. Le cause di quanto accaduto non sono ancora chiare, ma stando alle prime informazioni diffuse, pare che l'incidente sia avvenuto intorno alle 3. L'auto sulla quale si trovavano le vittime, una Renault Clio, è finita fuori strada, ribaltandosi e andando a sbattere contro un palo dell'energia elettrica. Da quanto si è appreso, l'autista, Marco, ha perso il controllo del veicolo. Il ragazzo era paraplegico in seguito ad un altro grave incidente in moto avvenuto qualche anno fa. Guidava una vettura con comandi speciali. Pasquale D'Angiolillo è morto sul colpo, mentre i suoi due amici sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri di Vallo, diretti dal capitano Mennato Malgeri, e i vigili del fuoco, che insieme al personale del servizio di emergenza 118 hanno proceduto alle operazioni di recupero dei tre ragazzi. Pasquale D'Angiolillo era figlio di un agente della municipale, lascia i genitori e una sorella. Sul suo profilo Facebook si apprende che era anche un musicista, lo si vede alla batteria con il gruppo Nuetic. Pasquale era andato a vivere a Londra, poi era tornato nel Cilento, ieri sera è uscito in auto con il gruppo di sempre, ma non è ritornato più a casa. Ancora cronaca, si svolgeranno domani mattina alle ore 10 presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Bucino i funerali del 55enne Nicola Giuseppe Volpe, che ha perso la vita schiacciato dal suo trattore ieri pomeriggio. Il sindaco di Bucino, Nicola Parisi, ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie. Nicola Volpe lascia moglie ed il figlio. L'intera comunità di Bucino è sotto shock per la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio nelle campagne del paese, nei pressi del passaggio a livello della ferrovia numero 107, dove un uomo di 55 anni è morto schiacciato dal suo trattore. La vittima è Nicola Giuseppe Volpe, un operaio 55enne di Bucino, dipendente specializzato presso una ditta del posto. Erano da poco passate le ore 19:30 quando il 55enne, che stava lavorando con il trattore nel terreno di sua proprietà, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è caduto dal mezzo che si è capovolto ed è rimasto schiacciato. Inutile la corsa contro il tempo dei sanitari del 118 di Bucino, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri, il medico legale e i vigili del fuoco di Eboli, che hanno dovuto sollevare il mezzo per consentire l'estrazione e il recupero del corpo senza vita dell'uomo. Nicola Volpe lascia la moglie e un figlio. I carabinieri della stazione di Tor Orsaia, coordinati dalla compagnia di Sapri, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne domiciliato a Rocca Gloriosa. I militari, dopo averne dato alcuni atteggiamenti sospetti da parte del giovane, hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale successivamente domiciliare. All'interno della sua abitazione, gli uomini dell'arma hanno trovato un vero e proprio market della droga, 49 dosi di hashish per un peso complessivo di 50 grammi, 4 dosi di eroina per un peso di 5 grammi e della marijuana sfusa per un peso complessivo di 3 grammi. Il 21enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. E parliamo ora della morte del camionista di Sant'Arsenio avvenuto in Francia. Effettuata l'autopsia, la salma rientra in Italia. Il servizio.
La salma di Johann Alexandru arriverà nella giornata di oggi a Sant'Arsenio da Grenoble in Francia, dove è stata sottoposta all'autopsia. Il corpo del camionista di 46 anni, residente a Sant'Arsenio e originario della Romania, deceduto dopo essere stato investito lungo l'autostrada francese A7, è stato sottoposto ad esame autoptico nell'ospedale di Grenoble per chiarire alcuni aspetti della vicenda. La salma rientrerà accompagnata dalla moglie e dal figlio che qualche giorno fa hanno raggiunto la città francese. L'uomo era stato visto camminare lungo l'autostrada A7 venerdì sera intorno alle 22 nel dipartimento della Drôme, nella regione del Rodano-Alpi. Poco dopo la tragedia, il 46enne è stato investito da un'auto, una Porsche guidata da un uomo di nazionalità francese, risultato negativo al test alcol e droga. Alexandru viveva nella comunità di Sant'Arsenio dal 2009 con sua moglie e suo figlio e lavorava per una ditta di autotrasporti della zona. L'ex sindaco di Ottati, Serafino Pugliese, 8 persone accusate di falso per certificati di residenza che avrebbero permesso di sostenere gli esami di maturità a 7 studenti che invece avrebbero dovuto sostenerli nei loro reali paesi di residenza. Secondo il pubblico ministero Maurizio Cardea, tutto il meccanismo si sarebbe basato su un'intesa tra l'ex sindaco ed il professore Nicola Baglivi, preside della scuola Sempione 2000 di Milano. Baglivi avrebbe suggerito a 7 studenti, quasi tutti originari della Puglia, di rivolgersi al municipio di Ottati e qui l'ex primo cittadino avrebbe attestato un cambio di residenza, in realtà fasullo. In questo modo gli studenti forestieri avrebbero potuto sostenere l'esame finale presso l'Istituto Tecnico per Geometri del Paese. Il PM ha formulato per gli indagati la richiesta di rinvio a giudizio, ma Pugliese ha scelto per il patteggiamento e Baglivi per il rito abbreviato. Il giudice deciderà sugli altri 7 imputati a metà novembre nel corso dell'udienza preliminare. E passiamo alla pagina politica. 10 giorni dalle elezioni amministrative che hanno coinvolto anche il paese di Monte San Giacomo, si sono svolti ieri il giuramento del sindaco Raffaele Accetta e la cerimonia di insediamento del neoeletto consiglio comunale. L'incontro ha avuto luogo presso lo storico Palazzo Marone a causa dei lavori di riqualificazione che stanno interessando la casa comunale del paese. Durante il consiglio Accetta ha nominato i suoi collaboratori e dato loro le cariche. Angela D'Alto è il vice sindaco con deleghe relative agli affari generali, pubblica istruzione, cultura, politiche giovanili, turismo, sport e spettacolo. Antonio Caporino, assessore con delega tra le altre relative ai lavori pubblici e dell'edilizia privata, finanze e tributi, agricoltura, sanità e politiche sociali. È previsto invece per sabato prossimo il giuramento di Giuseppe Rinaldi, il nuovo sindaco di Montesano sulla Marcellana. Il Consiglio Comunale di Insediamento è stato convocato per le ore 18 nella sala polifunzionale dell'ente comunale. Durante il Consiglio verranno conferite anche le deleghe e nominati gli assessori. Invece, sabato 25 giugno, Paolo Imparato si insedierà per la seconda volta alla guida del paese del comune di Padula. Il consiglio comunale di giuramento del primo cittadino è stato infatti convocato per sabato alle ore 17. Durante l'assemblea pubblica in piazza Umberto I, il sindaco Paolo Imparato nominerà anche gli assessori e il vice sindaco. Ma ascoltiamo Giuseppe Comuniello, che nella passata giunta ha ricoperto la carica di vice sindaco. Dobbiamo portare avanti una serie di eventi che già ci sono stati nella vecchia amministrazione, una serie di lavori pubblici che già ci sono stati nella vecchia amministrazione, li stiamo quasi tutti ultimando. D'altronde abbiamo fatto un enorme lavoro anche per quanto riguarda il bilancio, che insomma è stata la mia delega nella vecchia amministrazione. Abbiamo messo a posto i conti comunali con un discreto avanzo di amministrazione e adesso, diciamo, con più tranquillità possiamo portare avanti alcuni discorsi anche con qualche impegno per la riduzione, anche se in minima percentuale, per quanto riguarda le tasse comunali. Giornata di protesta per il Corpo dei Vigili del Fuoco a Napoli. Alcuni tra i precari hanno manifestato il proprio dissenso salendo sulle impalcature di Palazzo Reale. Seguiamo il servizio.
Giornata di protesta ieri per il corpo dei vigili del fuoco a Napoli. Alcuni tra i precari hanno manifestato il proprio dissenso salendo sulle impalcature di Palazzo Reale. Siamo decisi a continuare la protesta, si legge in una nota pubblica sul sito ufficiale dell'USB Vigili del Fuoco, fino a quando non sarà strappato il vecchio piano di governo Monti, che taglia le risorse dei vigili del fuoco e di fatto licenzia i precari. Siamo ormai alla frutta e malgrado gli enormi sforzi di USB siamo sotto continua minaccia da parte dell'amministrazione che sta smantellando il soccorso tecnico urgente. Siamo un vigili del fuoco ogni oltre 15.000 abitanti con un'età media di 49 anni. I nostri mezzi risalgono agli anni 60, le nostre attrezzature sono continuamente rattoppate. Siamo un corpo nazionale, prosegue la nota, che si regge sulla sola volontà dei lavoratori che con troppo sacrificio mantengono un servizio di soccorso ancora efficiente. Il governo non vuole investire sulla salvaguardia del territorio e dei cittadini, i quali continuano a pagare le tasse, ma i loro soldi finiscono nei famosi sprechi della pubblica amministrazione. A Napoli, conclude la nota, rivendichiamo un incontro con il capo di Castero, che ci è stato promesso ma ancora non è stato calendarizzato. Vogliamo una giusta costruzione del diritto di tutti i lavoratori del corpo nazionale. Basta legge 252 e pseudo riforme al ribasso dei decreti legislativi 217 e 139. Adesso è tempo di riprenderci i nostri diritti e i nostri arretrati. 600 euro di aumento subito per i due contratti già scaduti, con relativi arretrati e apertura del terzo contratto in corso per fissare un ulteriore aumento sostanziale delle nostre economie e diritti. Il veliero Tortuga è pronto a salpare per le acque del Cilento. La presentazione con brindisi e buffet è prevista per sabato 18 giugno alle ore 11 al porto di Agropoli. Conclusi i festeggiamenti, partirà la prima mini crociera giornaliera a bordo del Tortuga verso l'isolotto di Punta Licosa, dove i naviganti potranno tuffarsi nelle acque cristalline. Dopo la sosta di Licosa, il viaggio riprenderà verso il porto di Acciaroli tra un aperitivo e il pranzo a bordo. Il ritorno presso il porto di Agropoli è previsto per le ore 18. Questo è l'itinerario del primo di una lunga serie di viaggi a bordo del veliero Tortuga che continueranno per tutta l'estate. Le mete lungo la costa del Cilento saranno molte, a partire da Agropoli e Acciaroli, come detto anche Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Palinuro e Camerota. Inoltre, da fine luglio i viaggi saranno giornalieri e si potrà optare per varie destinazioni. Ritorniamo nel Vallo di Diano, un appuntamento degno di nota in questo fine settimana. I nastri di partenza, la seconda edizione della mostra Scambio, organizzata presso la zona industriale area PIP Nord di Sala Consilina. Vediamo i particolari nel prossimo servizio. Un appuntamento degno di nota in questo fine settimana. Ai nastri di partenza la seconda edizione della mostra Scambio organizzata presso la zona industriale area PIP Nord di Sala Consilina. Dopo l'esperienza del 2014 si è voluto riproporre anche qui nel Vallo di Diano uno degli eventi più ricercati del Nord Italia, invitando stendisti del territorio nazionale con articoli che vanno dalle auto alle moto, dal mobilio all'oggettistica rara e varia, non solo per la casa o per il collezionismo, ma anche per tutto quello che potrebbe essere superfluo o di poco valore o utilità per se stessi, ma che potrebbe esserlo per gli altri. Infatti la formula della mostra Scambio è proprio questa: portare gli oggetti in disuso per poterli scambiare con altri. Il programma vedrà il taglio del nastro sabato 18 giugno alle ore 9. Seguirà alle 18 nella sala convegni della VR Elettromeccanica il convegno dal titolo "Da un passato importante ad un futuro da costruire", argomento delicato sul progetto di ricreazione di una rete d'impresa per conservare e valorizzare un patrimonio di esperienze e professionalità. Parteciperanno il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone ed il vice sindaco Luigi Giordano, l'assessore alle attività produttive Vincenzo Garofalo ed il presidente della Proloco Giuseppe Bove. Sul percorso sarà presente anche gastronomia per tutti i palati. La chiusura degli stand è prevista per le ore 22 di sabato, mentre per la domenica l'apertura sarà alle ore 8 con termine lavori alle ore 20. E parliamo ora di offerte di lavoro. 4 concorsi nei carabinieri per il reclutamento complessivo di 1096 allievi in ferma quadriennale. La domanda deve essere inviata entro il 20 giugno.
4 concorsi nei carabinieri per il reclutamento complessivo di 1096 allievi in ferma quadriennale. Per quanto riguarda le specifiche posizioni, si reclutano 521 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, 221 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma, 322 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai giovani che non abbiano superato il 26esimo anno di età, 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo. La domanda deve essere inviata entro il 20 di giugno attraverso l'apposita procedura indicata nel sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri. La linea va al meteo per conoscere la situazione per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Giornata serena. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord con intensità di 9 km orari. Temperature 12 gradi la minima e 27 gradi la massima. Non ci sono aggiornamenti né ulteriori servizi. Andiamo in chiusura con il numero di telefono per i vostri contatti telefonici 0975 520 166, le vostre email a info@cosmostv.it. E invece per seguire la nostra intera programmazione anche su internet fuori dal raggio d'azione del nostro digitale terrestre numero 648 potrete andare sul sito www.cosmostv.it. L'informazione ritornerà per voi con l'edizione del TG Flash domani alle ore 14. Intanto buona visione dei nostri programmi e buona serata a tutti.